lottate contro Milano. Non c'è un nome più a Milano nella mia city. Lazza ha lavorato 2 anni su Locura, un disco registrato in giro per il mondo che si confronta con il lato oscuro del suo successo, chiedendo aiuto ad altri colleghi, come Laura Pausini, Gali, Marrakesh. C'è un po' di rabbia, l'hai detto tu, in questo disco. Perché? Diciamo che non è tutto oro quello che luccica, la fama ha un sacco di lati negativi, però ci sono un sacco di compromessi a cui purtroppo bisogna scendere se decidi o se hai la fortuna di prendere questa strada qua. Per questo c'è rabbia nel mio disco. Un grosso grazie a Laura. Quella parte di intro e di outro di quel pezzo sono parole che ho scritto io. Si chiama Locura anche quel pezzo lì. Che poi Locura ci vuole il dizionario però per capire questo scritto. L'hai scelto tu? L'ho scelto io proprio perché bisogna impegnarsi a capire cosa c'è scritto. Very nice, supercar da Miami Vice. Tra le sfide anche maldestre, questa cosa di Tony F e Fedez che finisce un po' male, a male parole, come la vedi da fuori? Tu che hai fatto freestyle, che sei stato. Che non sono affari miei, che sono affari loro, sono cose loro e sono 2 amici entrambi, li rispetto e non mi va di mettermi in mezzo, se la vedranno loro, sono cose loro. Ma mi sono pentito, hai fatto il disco dell'anno.